tante ragioni. La prima è che una libertà effettiva non è ancora conquistata, basta pensare a tasso d'occupazione femminile che è molto più basso, basta pensare a quanto pesa il fenomeno della violenza contro le donne che caratterizza, ahimè, la vita di tante lavoratrici, di tante donne, di tante giovani nel nostro paese. Bisogna parlarne perché è in corso un violento attacco alla libertà delle donne che avviene nel linguaggio, nel sessismo imperante, anche nel linguaggio politico di questa stagione, perché avviene negli attacchi ai diritti conquistati e alle libertà conquistate, nell'idea che caratterizza molte delle proposte di legge che oggi sono in Parlamento, che è quella che qualcun altro, diverso dall'essere una donna, debba dettare i nostri comportamenti etici. Tutto questo si traduce anche in maniera drammatica in quello che con un anglicismo chiamiamo gender pay gap, ma in sostanza è il fatto che le donne vengono a parità di mansioni, a parità tante volte, a superiorità di competenze, vengono pagate meno. Questa è una delle distorsioni che vediamo nella quotidianità. Sì, non c'è dubbio, le donne sono retribuite meno, le donne hanno contratti più sfavorevoli, pensiamo a tutto il part-time, è obbligato, non a quello scelto, ma a quello obbligato, hanno meno ore di lavoro, c'è un pregiudizio nei loro confronti rispetto al valore del tempo che si dedica al lavoro, in una valutazione che è sempre quantitativa e non di qualità del lavoro che si fa, e è così. Con evidenza un pregiudizio che, pur essendo un paese che ha la legge sulla parità salariale, pur avendo i contratti nazionali di lavoro che determinano la parità salariale, poi ci sono di nuovo differenze retributive che quindi valgono esattamente su quella parte delle retribuzioni che deriva dal giudizio delle imprese, che è fondato sul pregiudizio. Ecco, cosa può servire? Perché è un problema anzitutto culturale, alla radice c'è un problema di mancata acculturazione, tutti questi pregiudizi che continuano, la violenza che viene alimentata. Cosa può servire? Il dubbio tante volte è che serva, quello che anche in economia si chiama shock, cioè com'è possibile effettivamente mettere insieme tutti questi aspetti in cui c'è questa fortissima discriminazione e iniziare a cambiare qualcosa? Innanzitutto bisogna non sottovalutare che in fondo in un tempo breve abbiamo fatto moltissima strada, perché poi magari per noi, perché la nostra vita e il tempo che abbiamo vissuto sembrano cose ripetute, ma se pensiamo che cosa era il nostro paese negli anni 40, non avevamo neanche il diritto di voto, quindi in realtà in tempo breve si è fatto moltissima strada. La preoccupazione di oggi è il tentativo di tornare indietro. Non c'è dubbio che ci devono essere delle cose che sono proprio di rottura economica. Penso alla nostra proposta sul piano straordinario dell'occupazione giovanile e femminile, che sarebbe una rottura positiva. Spesso si racconta, come dire, gli effetti di aumento del valore del PIL che ha il reddito di cittadinanza. L'occupazione femminile avrebbe effetti moltiplicatori ben più alti e non paragonabili. Quindi si tratta di fare delle scelte. Dall'altro lato, però, non si può neanche nascondersi dicendo che tutto è un fattore culturale. Ci sono indubbiamente fattori culturali, ci sono stereotipi e pregiudizi molto connaturati, ci sono però anche delle cose che vanno nominate in modo diverso. Il fatto che ci sia questa continua aggressione ai corpi delle donne non è un fattore culturale, è una grande questione di potere. Ultima cosa, oggi c'è una platea tutto sommato già consapevole. Susanna Camusso, cosa direbbe a tante persone, ovviamente stragrande maggioranza uomini, che devono iniziare a rendersi conto di questo dramma che pervade la nostra società e che, con cui possiamo riassumere, no, tutto quello che abbiamo detto sin qui? In realtà gli direi una cosa semplice, che tutte le conquiste che le donne hanno fatto in questi anni hanno reso migliore la vita di tutte e tutti, e quindi di provare a misurarsi con questo invece di immaginarsi il mondo che non c'è.